Gianluca Angelucci, direttore sportivo del Villalba, capolista del girone B della promozione. Derby tiratissimo, Villalba batte Guidonia 2-1, una gara vibrante, bella, intensa, vinta dal Villalba ed è importante perché mantiene il primo posto. Direttore, che derby hai visto? Un derby perché la parola stessa dice che è stata una partita combattuta con una squadra che faccio i complimenti al MES e alla società di Guidonia, perché insomma è una squadra che secondo me non merita la classifica che sta, perché ha combattuto, ha giocato bene, e noi forse un po' sottotono, però di questi tempi le partite sono tutte così, noi probabilmente abbiamo qualche problema insomma a livello fisico, qualche giocatore non sta al meglio, e è stata una partita combattuta, tirata. Sicuramente poi di questi tempi con la classifica che abbiamo è chiaro che le partite sono tutte difficili, insomma è un campionato aperto, un campionato che speriamo di portare avanti nel migliore modo possibile, però è dura perché oggi è stata una partita molto ma molto dura. Ecco Angelucci, cosa serve quando mancano poche partite alla fine per tenere i nervi saldi e trovare quelle energie per il rush finale? Cosa serve al Villalba? Serve la personalità, che forse oggi noi in qualche giocatore non abbiamo avuto, ma non è una critica, è che purtroppo ci sono tanti giocatori che chiaramente hanno fatto una stagione eccezionale e adesso viene a mancare un po' quel famoso discorso del braccino corto, no? Nel senso che siamo una squadra che manca qualche elemento di spessore per infortunio e qualcuno chiaramente non è al meglio, come dicevo prima, e chiaramente ci serve molta personalità, molta partecipazione, però l'allenatore è molto bravo e oggi secondo me lui è stato un valore aggiunto perché ha fatto dei cambi che secondo me al momento opportuno e siamo riusciti a centrare questa vittoria sofferta contro una grande squadra. Grazie Angelucci, Villalba batte Guidonia 2-1.